L'abito nero non è per nulla versatile. Anzi, in ambito classico, in ambito sartoriale, è considerato l'abito meno versatile di tutti. E il suo utilizzo è spesso legato alle cerimonie funebri. La scelta dell'abito nero ricade sempre da chi ha poca fantasia o poca dimestichezza in ambito classico. Il mio consiglio quindi, signori, è di non orientarsi sulla scelta di un abito nero, soprattutto nel giorno del tuo matrimonio. E questo è l'errore più comune che viene commesso. Risulta pesante, puoi abbinarlo solamente o al nero o al massimo ad un grigio. La scelta migliore che tu possa fare è di indossare un abito blu, in ognuna delle sue tonalità, dalla media alla scura, è l'abito più versatile in assoluto e deve essere la tua prima scelta come primo abito. L'alternativa al nero è sicuramente un grigio scuro. A mio avviso, l'unico abito nero che deve essere presente in un guardaroba di un gentleman è lo smoking, ma comunque va indossato dopo le 18:30. Invialo ad un amico che sta per scegliere un abito nero e fatemi sapere nei commenti il vostro punto di vista.